uomini e d'orso, i nostri padri che sconfitti allora che adesso vinceranno, di cui noi saremo gli interpreti, non abbiamo paura. Lo dico con fierezza che abbiamo lottato una vita per arrivare a questo punto, no? Oltre alla fatica e il dolore di questi anni, per fare questo. Ovviamente io adesso accendo la politica economica, abbiamo la proposta, noi la prima di tutto vogliamo unificare tutte le partite IVA del sud, non saremo il partito della spesa, del suc, come pensano i filosofi, noi saremo il partito dei produttori, quelli che ci sono, come il movimento Terre Vita, i contadini che abbiamo organizzato in questi mesi, campagna, senza aspettare, erano in lotti i nostri amici, che stanno chiudendo centinaia e migliaia, siamo andati a organizzare. Qui c'è una lettera mandata a Raffaele in cui si dice: Raffaele, o svegliati, unisci le regioni del sud, assaltiamo Roma e l'Europa, o se no noi faremo cose clamorose. Uno, l'occupazione dell'Ars a cui vi invito, e poi occuperemo Palazzo d'Orleans. È chiaro qual è il punto? I trattori, ci andiamo al terzo piano. Mi sai che dove avevo prima gli uffici? Forse non ci siamo capiti. Dopodiché, guardate l'ultima cosa, la penultima. Noi adesso faremo un grande partito del sud, che non è quello finto degli uomini di Dell'Utri, che c'entra con le stragi del 92-93, che quest'estate mi sono dovuto leggere tutte le carte e ho vomitato per le cose che ho dovuto scoprire. Non sarà il partito annunciato da questi nominati, mi segui? Un po' sniffati. Noi domani a Napoli, questi, sì, Antonio, il nostro papà, ha riunito tutti questi gruppi e si rilancia il Partito del Sud vero. Dopodiché il 13 e 14 novembre faremo gli stati generali del Sud e dell'agricoltura a Palermo, nei teatri più belli della città, ci dovete venire tutti. Perché noi andremo anche alle elezioni nazionali, che c'è bisogno di una lobby per difendere la Sicilia, il Sud, l'agricoltura, non questi venduti. Dopodiché questo movimento diventa l'elemento di catalizzatore per la parte coraggiosa, perché bisogna essere politici, del mondo politico che si stacca. Quindi interloquirà con l'MPA, con la Polibortone e chi vorrà. Callipo in Calabria, il sindaco di Bari, il nostro speaker è già Pino Aprile, mi segui? Ecco, è chiaro qual è il punto. E andiamo in combattimento. Se dobbiamo fare il terzo polo lo facciamo, mi segui? Ma ci saremo pure noi. Io il 24 col mio amico presidente ho discusso, gli ho detto queste cose e lui deve convenire, perché gli conviene questa alleanza. Io che sono stato storicamente l'ideologo e uno dei massimi promotori dell'MPA, De Santis, perché uno deve essere un guerriero ma un politico fine, glielo devi fare dire a tutti finché lo diciamo quelli per bene, mi stai capendo? E adesso arriveremo alla resa dei conti. Alle prossime elezioni regionali, noi, a parte il confratello MPA che sempre voglio bene, perché è il pezzo più avanzato dell'autonomismo che si è distaccato, ma essere politici, hanno i piedi per terra, geniali. Noi faremo un'altra grande formazione che prenderà 300.000 voti. Io voglio eleggere 20 parlamentari nuovi, che sono i contadini, gli artigiani, Peppe. Nessuna apertura agli ex parlamentari, manco uno ci deve mettere più. È chiaro il concetto? E siamo pronti a farlo, ci lavoriamo da mesi e mesi e anni, per cui serve la riunione del 3 della direzione del MIS, serve il seminario dei pista a Palazzo d'Orleans il 30, serve la manifestazione del 30 ottobre, serve il 13 e il 14, serve il seminario a Filaca che abbiamo fatto con la Libera Università dell'Antico Padre in Pintacuta una settimana, i 3 giorni a San Vito Lo Capo con i ragazzi dell'associazione Camelos, mi segue? Questo lavoro è santo e serio. Lo sapete cosa dobbiamo fare alcuni di noi stasera per risparmiare? De Santis, Antonio, lui che è il fesso perché guida, Linda Cottone, ci faremo in macchina tutto il sud per risparmiare 200 euro. È chiaro, non è chiaro. Perché bisogna fare le rivoluzioni politiche con le risorse che abbiamo, perché non ti pagano una rivoluzione, è chiaro il concetto? Quindi sacrifici, come facevano i grandi militanti di un tempo. Detto questo, un omaggio. Io ritengo l'area indipendentista il sale della terra in Sicilia. Il cerchio, il punto atomico dei vari cerchi. Non c'è contraddizione tra neo meridionalismo
È neo-indipendentismo quello che volete voi. Non c'è contraddizione, perché un sud più unito forte, che si toglie il gioco, rende più libera la Sicilia, che quando i figli vorranno o noi seminando potrà diventare, perché non è mica uno scanco, è uno stato autonomo. Ma come? Lo è Cipro, Malta, l'Estonia, la Lettonia, la Lituania, cosa hanno più della Sicilia? Quindi l'indipendentismo è la componente più radicale del sicilianismo e del meridionalismo, e quindi va amato. Ma l'indipendentismo deve essere anche un leader del neomeridionalismo, non si deve isolare, presidente Musumeci. Grazie.